Qualche mese fa ho pubblicato in Amazon il mio primo manuale e si chiama Imparare l'inglese in 10 step, una guida pratica per conoscersi come studenti, definire i propri obiettivi e pianificare lo studio autonomo. Nel video di oggi voglio condividere con te il primo capitolo, che si intitola Conosci te stesso. Ma prima di cominciare, se hai tra le mani il mio manuale ti sarai accorto che la prima parte del libro è dedicata alla mia presentazione, dove ti racconto a grandi linee chi sono. Ascolta qui. Ciao, io mi chiamo Simonetta Maria Tuccitto e sono l'autrice del manuale che hai tra le mani. Fin dall'infanzia, la mia passione per l'insegnamento mi ha accompagnata. Ricordo ancora come da bambina il mio gioco preferito fosse simulare lezioni per mia sorella più piccola, con tanto di lavagna e quaderno di appunti. Sono sicura che non ha dei bei ricordi a riguardo. Successivamente ho sperimentato la confusione comune a tutti nella scelta universitaria, ma ho presto trovato la mia strada, le lingue. Perché da adolescente, timida e riservata, nutrivo il desiderio di aprirmi al mondo, imparando a comunicare in modo efficace per poter viaggiare, prima di tutto, confrontarmi e imparare da chiunque avesse voglia di condividere con me. Imparare per poi insegnare. Mi sono quindi laureata all'Università Ca' Foscari di Venezia, nel corso di Lingue, Civiltà e Scienze del Linguaggio, specializzandomi in inglese americano e lingua spagnola. Una delle esperienze decisamente più arricchenti della mia vita l'ho vissuta grazie proprio al corso di laurea che ho intrapreso, che mi ha permesso durante il mio secondo anno di università di fare l'Erasmus. Sono partita e sono arrivata a Barcellona, dove ho vissuto per circa 6 mesi. 6 mesi durante i quali sono entrata in relazione con giovani da tutto il mondo e questo mi permise di lavorare molto sulla mia insicurezza e timidezza. Inoltre, bisogna sottolineare che per tutta la durata dell'esperienza era proprio l'inglese la lingua utilizzata per comunicare, imparare e anche vivere. Insomma, è stato un vero e proprio sogno per me. Per affinare ulteriormente la mia competenza nell'insegnamento, una volta terminata l'università, ho intrapreso il percorso della certificazione Cambridge CELTA. CELTA sta per Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages. È stata una sfida decisamente impegnativa, ma molto molto gratificante. Parallelamente a ciò, ho lavorato fin da subito in una scuola di lingua inglese per adulti, mettendo in pratica da subito le mie conoscenze. La ricordo decisamente come un'esperienza molto stimolante, molto arricchente, perché mi ha messa in relazione con persone che insegnavano da una vita. Ho collaborato con loro e ho imparato veramente moltissime tecniche. Il destino poi mi ha portato in Svizzera, dove ho fondato il canale YouTube Inglese Noi Due insieme a mio marito, con l'obiettivo di condividere gratuitamente la mia passione per la lingua inglese e mantenere ovviamente anche a distanza i rapporti e il contatto con i miei studenti che avevo lasciato in Italia e che per anni avevano fatto dei progressi insieme a me. Da una piccola realtà, Inglese Noi Due è diventato un punto di riferimento per chiunque volesse e voglia imparare o perfezionare la propria conoscenza della lingua inglese in modo divertente e coinvolgente, anche se attraverso uno schermo per ora. La nostra community continua a crescere giorno dopo giorno, con sempre più persone che si uniscono e credono in questo progetto. Siamo veramente, veramente molto grati per il sostegno e l'entusiasmo che i nostri studenti ci dimostrano costantemente online. Ogni commento positivo, ogni condivisione, ogni messaggio, ogni like ci spingono davvero a dare il meglio di noi stessi ogni giorno. Ci impegniamo a continuare a fornire contenuti di qualità e essere una fonte di ispirazione per tutti coloro che desiderano padroneggiare la lingua inglese e ampliare le proprie prospettive nel mondo moderno. Oggi
Scrivo questo manuale con l'intento di aiutare le persone a strutturare il proprio studio autonomo con un metodo che sia pratico, semplice e ordinato. Conosco bene le sfide di chi impara una lingua straniera, perché anch'io sono e sarò sempre una studentessa della lingua inglese, in quanto non sono madrelingua. Non conosco tutte le parole inglesi e anch'io devo occasionalmente rivedere la grammatica inglese. Tuttavia, insegno con enorme empatia, affezionandomi anche online alle storie dei miei studenti, e il mio obiettivo è sempre quello di vedere realizzati i loro sogni. Spero davvero che questo libro possa diventare uno strumento prezioso, un compagno prezioso nel tuo percorso di pianificazione in vista di uno studio autonomo, ma ovviamente proficuo della lingua inglese. Io ti do un grande in bocca al lupo e ti auguro buono studio. Questa era la mia presentazione. Successivamente trovi nel manuale un piccolo riassunto che va a spiegare che cos'è questo manuale, a cosa serve questo manuale. Ora te lo leggo. Il manuale che stai ascoltando nasce da un'osservazione attenta e meticolosa dei miei studenti online e offline in circa 8 anni di esperienza. Nel tempo ho conosciuto davvero moltissimi studenti molto motivati a studiare, molto motivati a raggiungere i loro obiettivi, ma avevano in comune un approccio poco strutturato, poco riflessivo nei confronti dello studio linguistico. Si lanciavano immediatamente a sottolineare libri su libri, a fare schemi, a imparare a memoria, ma non riflettevano prima sui personali obiettivi, per esempio, su un'analisi del proprio metodo di apprendimento. In poche parole, non si davano una struttura mentale e non definivano nero su bianco la loro motivazione. E questo spesso cosa comportava? Li portava all'abbandono del percorso di apprendimento e dovevano quindi condividere con un'enorme frustrazione dovuta all'incapacità di portare avanti il loro studio con successo, e questo era veramente un enorme peccato. Introducendo questo strumento, questo manuale, miro a fornire un mezzo per instaurare assieme maggiore ordine e una maggiore struttura nel processo di apprendimento. Devo dire che studiare una lingua straniera è un po' come scalare una montagna. Non partiremmo mai per raggiungere la cima dell'Everest senza aver procurato la giusta attrezzatura e senza avere una guida insieme a noi. La differenza sta nel fatto che tu hai già tutto dentro di te e dobbiamo solamente mettere un pochino di ordine. Questo che stai leggendo o stai ascoltando non è il tradizionale manuale di lingua inglese, quindi non troverai delle regole grammaticali a ripetizione, ma è una guida per plasmare il tuo approccio allo studio prima ancora di immergerti nei dettagli linguistici. Seguendo questa metodologia, questi 10 step, otterrai quindi una chiara visione del tuo percorso di apprendimento e apprezzerai quindi i progressi nel corso del tempo, e questo ti darà una enorme motivazione ad andare avanti. Se stai per iniziare questo viaggio, se desideri studiare la lingua inglese in modo significativo, prima di consultare un qualsiasi manuale di grammatica, dedica del tempo a esplorare questo manuale dall'inizio alla fine. Sarà veramente una chiave utile per uno studio strutturato e consapevole. Di seguito ho una lista di cose che devi aspettarti all'interno di questo manuale. Supporto nel definire obiettivi chiari e misurabili. Attività che ti stimoleranno a mettere in pratica le tue conoscenze. Un'occasione in più per notare i tuoi miglioramenti. Vocabolario nuovo per metterti alla prova ed ampliare le tue conoscenze. Un supporto nell'identificazione delle sfide possibili e delle strategie per poterle superare. Uno spazio per riflettere nel tuo percorso di apprendimento. Un registro dove appuntare risorse didattiche che hai trovato utili nel tempo. Pagine per tenere traccia dei tuoi progressi. Un luogo dove appuntare feedback costruttivi che hai ricevuto nel tempo. Consigli per vedere le paure dalla giusta prospettiva. L'occasione per cominciare un percorso di studio soddisfacente.
Terminato ciò, comincia il vero e proprio manuale. Come ti dicevo, sono 10 step e oggi andremo a leggere e quindi ascoltare lo step numero 1, che si intitola Conosci te stesso. La definizione dei nostri obiettivi e la pianificazione di una strategia efficace nel nostro percorso di studio diventano un compito impegnativo, se non addirittura impossibile, se prima di tutto non dedichiamo del tempo a collocare il mattone fondamentale nella costruzione della nostra casa educativa, la conoscenza di noi stessi come studenti o studentesse. Se non siamo più inseriti in un percorso scolastico, potrebbe essere possibile che ci sia bisogno di un supporto per conoscere questo lato di noi. Di seguito ho preparato per te una serie di schede progettate per assisterti nella definizione del tuo io come studente o studentessa e aiutarti a comprendere meglio lo stile di apprendimento che più si avvicina ad una modalità di studio che sia però utile per te. Ti invito a dedicare alla tua analisi tempo, cura e attenzione. Queste informazioni di base diventeranno per te un valido supporto per conoscerti meglio. Ora parliamo delle diverse modalità di apprendimento. Un mio studente qualche tempo fa condivise con me una sua enorme difficoltà nel memorizzare i vocaboli e le regole grammaticali che incontrava nel suo percorso di studio. Investigai un pochino e capii subito dove stava l'inghippo. Utilizzava esercizi inappropriati per il suo stile di apprendimento. Ti è mai capitata la stessa esperienza? Hai adattato il materiale di studio scegliendone uno più adatto al tuo stile di apprendimento? Questa riflessione può essere la chiave per migliorare la tua esperienza di studio, ma approfondiamo il tema perché vorrei che lo capissi al 100%. Devi sapere che le persone differiscono nelle loro preferenze di apprendimento, quindi ognuno di noi acquisirà informazioni in modo differente. Negli studi dedicati all'apprendimento e all'educazione vi sono due principali modelli che definiscono i diversi stili di apprendimento. Il modello VAK, okay, e il modello Felder-Silverman. Noi ci concentreremo oggi sul primo modello. Il modello VAK suggerisce che gli individui apprendono attraverso i tre principali aspetti sensoriali, che sono la vista, l'udito, il movimento. E lo scopo di questo modello è comprendere quale sia il prevalente in ognuno di noi. Parliamo brevemente degli individui visivi. Gli individui visivi traggono beneficio dall'informazione presentata in modo grafico o visivo, come dice la parola stessa. Se sei uno studente visivo, i diagrammi, le mappe concettuali, i grafici risultano essere risorse preziose per facilitare la tua comprensione e l'utilizzo di colori, immagini stimolano la tua memoria. Sei uno studente visivo se, per esempio, come me, ricordi esattamente tutti i dettagli di un certo spazio o una certa situazione. Io difatti mi ritrovo spesso a immagazzinare attraverso i miei occhi davvero tantissime cose. Materiale calzante per questo stile di apprendimento potrebbe essere il seguente. Crea delle mappe concettuali. Guarda dei video didattici. Leggi dei libri illustrati, che possono essere anche libri per bambini, se vogliamo cominciare, se siamo dei principianti. Utilizza app che hanno degli stimoli visivi. Crea dei cartelloni, dei poster per riassumere delle regole grammaticali. Attacca delle flashcards in giro per casa. E, magari in una frase, utilizza dei colori per andare a sottolineare il soggetto, diversi colori per andare a sottolineare il verbo e diversi colori ancora per andare a sottolineare il complemento oggetto. Oppure, quando ti trovi di fronte ad un testo, potresti utilizzare i colori per andare a sottolineare gli aggettivi, i verbi, i sostantivi e così via. Parliamo adesso degli individui uditivi.
Per coloro che prediligono il canale uditivo, l'apprendimento ovviamente avviene prevalentemente attraverso il suono. Ascoltare lezioni, discussioni, podcast, materiale audio è fondamentale per la loro comprensione e memorizzazione. Se hai notato la ripetizione orale o l'ascolto attivo essere strategie efficaci per consolidare le informazioni, allora rientri in questa categoria di studenti e la tua modalità di studio dovrebbe tenere in considerazione di questa tua natura e propensione. Ti consiglio di inserire nel tuo studio queste metodologie. Ripeti i nuovi concetti a voce alta e anche i nuovi vocaboli. Inserisci delle melodie inventate nella ripetizione a voce alta per dare musicalità e per rendere più facilmente memorizzabile l'informazione. Ascoltare canzoni in lingua inglese potrebbe essere un ottimo metodo per andare a memorizzare e per andare ad apprendere pronuncia e suono. Leggi i testi che incontri a voce alta, ti rimarranno decisamente molto più impressi. Utilizza siti online che prevedono però ascolto audio. Utilizza con regolarità podcast o programmi radio in lingua inglese. Registra la tua voce e riascoltati. Ascolta degli audiolibri, anche quelli per bambini se sei un principiante. Leggi poesie, filastrocche in rima, anche qui vai a cercare quelle per bambini se sei un principiante parti da zero. Adesso ci concentriamo sull'ultima categoria, che sono gli individui cinestetici. Parola un pochino più complicata, ma andiamo a capire esattamente cosa significa. Sei uno studente cinestetico se preferisci un approccio tattile o esperienziale. L'apprendimento si intensifica quando puoi toccare con mano, quando puoi manipolare, quando puoi interagire con il materiale di studio, oppure quando puoi muoverti nello spazio mentre apprendi. Attività pratiche, simulazioni, coinvolgimento fisico facilitano di molto la tua memorizzazione. Di seguito ti do una serie di esercizi che potresti integrare nel tuo studio. Prova a svolgere delle attività basate sul gioco di ruolo. Inserisci esempi concreti e casi pratici per rendere la materia tangibile. Viaggia, fai incontri, fai esperienze dirette. Recita a voce alta quello che stai apprendendo. Utilizza oggetti fisici durante lo studio per coinvolgere il senso del tatto. Scrivi un'opinione e gioca a doverla confutare o supportare. Utilizza le flashcards, ma questa volta in modalità gioco. Parla con altri studenti, interagisci con altri studenti di pari livello. Per associare allo studio l'esperienza. Se nonostante queste descrizioni non riesci a capire a quale categoria rientri, potresti sempre andare a sperimentare le diverse modalità ed andrai quindi a comprendere quale tipologia di studio meglio si adatta a te come persona. Nella mia personale autoanalisi mi sono riscontrata essere una studentessa visivo-cinestetica, quindi io so per certo che se qualcosa faccio fatica a memorizzarla, allora proverei a fare uno schema visivamente impattante e me lo appenderei in casa. Proverei a mettere in pratica quella specifica regola grammaticale un po' più complessa in conversazioni, affinché io possa connettere quel concetto specifico ad un'esperienza, ad un ricordo personale della mia vita. Ognuno di noi può essere classificato in una o più delle seguenti categorie. Pertanto, potresti associare a te stesso o a te stessa uno stile di apprendimento visivo-cinestetico, oppure visivo-uditivo, oppure potremmo essere in grado di apprendere attraverso tutti e tre gli stili di apprendimento in maniera proficua. Ora tocca a te. Di seguito troverai uno spazio nel manuale dedicato alla tua personale autoanalisi. Prenditi del tempo per pensare, per fare introspezione e valuta quale modalità, potrebbe essere anche più di una, come abbiamo detto, senti più vicina a te e quindi più confortevole. Nel manuale trovi di seguito un questionario con una serie di domande, riuscirai a comprendere con esattezza
qual è lo stile di apprendimento che più si avvicina alla tua modalità di studio. Ora andiamo a leggere il questionario. Domanda numero 1. Quale di queste attività preferisci fare durante il tempo libero? A. Guardare video, film o documentari. B. Ascoltare musica, podcast o audiolibri. C. Partecipare ad attività fisiche o manuali. Domanda numero 2. Quando stai cercando di imparare qualcosa di nuovo, qual è il tuo primo istinto? A. Guardare diagrammi, grafici o mappe concettuali. B. Ascoltare le spiegazioni o le lezioni. C. Fare delle prove pratiche o manipolare degli oggetti. Terza domanda. Come ti piace esprimere le tue idee o pensieri? A. Disegnando, creando schemi o usando colori per organizzare le informazioni. B. Parlando o discutendo con gli altri. C. Mettendo le mani sulla materia, toccando o facendo esperimenti. Quarta domanda. Quando devi imparare qualcosa di nuovo, quale di questi metodi ti aiuta di più a ricordare le informazioni? A. Vedere immagini o diagrammi. B. Ascoltare una spiegazione o una lezione. C. Provare a fare da soli, mettendo in pratica ciò che hai imparato. Durante le sessioni di studio, quale attività ti aiuta maggiormente a concentrarti? A. Usare schemi, grafici o mappe concettuali per organizzare le informazioni. B. Ascoltare musica di sottofondo o registrare le spiegazioni da riascoltare successivamente. C. Fare delle pause attive, come fare una passeggiata o muovere il tuo corpo. Quando devi imparare un nuovo sport o un nuovo strumento musicale, quale approccio preferisci? A. Guardare video tutorial o osservare gli altri mentre praticano. B. Ascoltare le istruzioni di un allenatore o di un insegnante. C. Provare direttamente sperimentando con il corpo o con lo strumento. Ultima domanda. Quando devi spiegare qualcosa a qualcun altro, quale strategia usi più spesso? A. Usare disegni, diagrammi o altri supporti visivi. B. Spiegare verbalmente usando parole e esempi. C. Dimostrare fisicamente o mostrare attraverso l'azione. Andiamo adesso a vedere le definizioni basate sui punteggi totalizzati. Se hai risposto prevalentemente A, le tue preferenze indicano che sei uno studente che predilige l'apprendimento visivo. Questo significa che tendi ad apprendere meglio quando le informazioni sono presentate in modo visivo, come attraverso grafici, attraverso diagrammi, mappe concettuali, poster o altre espressioni visive. Se hai risposto prevalentemente B al questionario, le tue preferenze indicano che sei uno studente che predilige l'apprendimento uditivo. Questo significa che tendi ad apprendere meglio quando le informazioni sono presentate oralmente, come attraverso spiegazioni verbali, lezioni, podcast e altre risorse audio. Se invece hai risposto prevalentemente C, le tue preferenze indicano che sei uno studente che predilige l'apprendimento cinestetico. Questo significa che tende ad apprendere meglio quando puoi mettere in pratica le informazioni attraverso l'azione fisica, manipolando oggetti, facendo esperimenti, facendo delle esperienze. Hai sentito di dover rispondere selezionando due o più alternative? Ricorda che è comunque molto comune ritrovarsi descritti in due modalità di apprendimento o anche di più. Nella prossima pagina trovi una scheda dove vieni chiamato ad analizzare per esteso le tue modalità di apprendimento. Il canale di apprendimento che prediligo è... Queste sono le modalità di apprendimento che funzionano maggiormente per la mia persona.
La scheda successiva, invece, attraverso una serie di domande, ti aiuta e ti guida ad analizzare le tue abitudini di studio, ma anche le tue esperienze scolastiche precedenti. Andiamo a vederla insieme. Prova a rispondere alle seguenti domande, suddivise per tema. Primo argomento, orari di studio. Quali sono i momenti della giornata in cui studi di solito? Hai un programma fisso per lo studio o studi in modo flessibile? Trovi più efficace per te stesso studiare la mattina, il pomeriggio o la sera? Analizziamo adesso l'ambiente preferito. Dove preferisci studiare di solito? Per esempio in biblioteca, per esempio in un bar, ma anche in una specifica stanza della casa. Dove ti trovi maggiormente a tuo agio? Quali caratteristiche dell'ambiente ti aiutano a concentrarti di più? Hai più successo nello studio in un ambiente tranquillo e silenzioso o quando c'è un po' di rumore di sottofondo? Parliamo adesso delle distrazioni comuni. Quali sono le tue principali fonti di distrazione durante lo studio? Cosa ti porta a perdere la concentrazione? Come gestisci le distrazioni quando si presentano durante lo studio? Parliamo adesso delle strategie che metti in atto per affrontare le distrazioni. Quali strategie adotti per ridurre le distrazioni durante lo studio? Pensa per esempio all'utilizzo del cellulare, no? Hai mai provato a pianificare delle pause regolari per affrontare le distrazioni? Cosa ti aiuta di più a riportare la tua attenzione allo studio quando ti distrai? Ci sono per caso altri aspetti delle tue abitudini di studio che vorresti discutere o migliorare? Hai idee o suggerimenti su come ottimizzare ulteriormente il tuo ambiente di studio o la tua routine di studio? Parliamo adesso della nostra precedente esperienza scolastica. Prova a riassumere brevemente il tuo percorso scolastico fino a questo momento, includendo il livello di istruzione, scuola elementare, scuola media, scuola superiore, università, eccetera, eccetera, le materie che hai studiato ed eventuali momenti significativi. Rifletti ora sui successi che hai ottenuto durante il tuo percorso scolastico. Cosa hai fatto bene? Quali sono state le tue realizzazioni più significative? Identifica ora le tue principali sfide, quelle che hai affrontato durante il tuo percorso di apprendimento passato. Cosa ti è risultato più difficile? Quali ostacoli hai incontrato durante il cammino?
Parliamo adesso dei fattori di successo. Cosa ha contribuito al tuo successo nelle materie o attività in cui ti sei distinto o distinta? Ci sono stati insegnanti, strategie di studio, risorse che ti hanno particolarmente aiutato? Fattori limitanti. Quali sono stati invece i fattori che hanno limitato il tuo successo o reso più difficile il tuo percorso di apprendimento? Ci sono state circostanze esterne o interne che hanno influenzato negativamente il tuo rendimento? Lezioni apprese. Quali lezioni hai imparato dalle tue esperienze passate di apprendimento? Cosa avresti potuto fare diversamente? Quali aspetti del tuo approccio all'apprendimento vorresti migliorare? Parliamo adesso velocemente degli obiettivi futuri. Basandoti sulle tue esperienze passate, quali sono i tuoi obiettivi futuri per il tuo percorso di apprendimento? Cosa vorresti raggiungere e come intendi farlo? Ti ricordo che comunque c'è un capitolo del manuale che è interamente dedicato agli obiettivi, quindi qui concentrati relativamente sulla cosa. Piani di azione. Quali azioni concrete puoi intraprendere per migliorare il tuo approccio all'apprendimento in base alle lezioni apprese? Quali strategie adotterai per superare le sfide e massimizzare i tuoi successi futuri? L'ultima pagina di ogni capitolo è una pagina riassuntiva e si intitola proprio così: Cosa ho imparato in questo capitolo? Ti invito qui a riassumere le informazioni che hai acquisito attraverso la lettura di questa parte del metodo. E con questo abbiamo terminato la lettura della prima parte del mio manuale, l'introduzione ad esso, ma anche il primo capitolo, il primo step. Spero di averti aiutato e noi ci vediamo alla prossima lettura del secondo capitolo del mio manuale. See you next time! Bye bye!